Chiara, please. Home to my old boyfriend, and we will go home to our old. Hey, Beatus, this song is a hit. Innanzitutto volevo ricordarvi che il diabete non colpisce solo il mondo occidentale, ma colpisce anche il mondo in via di sviluppo. Queste sono le stime che fa vedere l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'intolleranza agli zuccheri, che già nel 2003 nel Ghana, che è quella realtà che qui vedete segnata, il Ghana è questa realtà, che si differenzia già dagli altre realtà africane, perché la prevalenza del diabete è maggiore rispetto agli altri stati africani. La specifica richiesta era quella di un'attività lavorativa per capire e comprendere le impostazioni del loro ambulatorio di diabetologia. E ci avevano fatto anche la richiesta di avere un personal computer portatile per le esigenze sia dell'ospedale sia dei distretti periferici, sono 8 i distretti periferici che nella regione del nord-ovest ghanese vengono gestiti dall'ospedale regionale. Vi ho portato alcune immagini che forse spiegano meglio di quello che io posso dirvi a parole, di quella che è la realtà che abbiamo trovato. Un privato certamente deve aiutare chi ne ha bisogno, ma ecco, come si inserisce un'azienda pubblica in questo progetto? Ma allora, tenete conto che noi abbiamo iniziato circa 2 anni fa una collaborazione con questa associazione Pax Mundi in relazione al paese africano del Ghana. In questi 2 anni noi abbiamo aiutato questo paese in una maniera molto semplice. Abbiamo invitato delle infermiere e dei medici di questo paese a passare un periodo mediamente di 3 mesi presso la nostra struttura per fare la loro formazione. A distanza di 2 anni possiamo avere questo tipo di risultato. Circa una decina di medici e 20 infermieri sono state formate, che oggi operano sul campo con dei risultati, mi viene riferito da chi è andato appunto in Ghana, molto lusinghieri. Però questo non è sufficiente, nel senso che ci siamo resi conto che potevamo fare di più. Che non significa nel nostro caso dare denaro o dare medicinali o strumentazione, perché noi non lo possiamo fare e tutti possono capire che noi come ospedale pubblico non possiamo utilizzare i fondi pubblici per fare così delle liberalità. Però abbiamo coinvolto la regione, l'assessorato, specificamente l'assessorato alla sanità e specificamente l'assessore CE in questo problema, e l'assessore CE sta studiando un progetto che sarà gestito dalla regione in collaborazione con noi per una maggiore collaborazione e un maggior intervento ancora nei confronti del Ghana. Questo progetto è in fase di studio, probabilmente entro 2 o 3 settimane verrà reso pubblico e quasi sicuramente comporterà la necessità di una visita da parte dell'assessore CE in Ghana, che però verrà affiancata appunto con un progetto concreto di collaborazione. Approntando di creare un gemellaggio con l'ospedale di Treviglio,
e ospedale di Kumasi, uno degli ospedali più grandi della nazione, in modo tale che per incentivare questo progetto, perché bisogna avere un punto di partenza, un punto di decollo, no? Con il quale possiamo dare questa aiuto. A Padiglioni è stato costruito alla maniera inglese, perché il precedente colonialismo era l'ultimo colonialismo, per 150 anni è stato quello inglese. Il Ghana ha avuto la Repubblica dal 1957, in realtà poi ci sono stati quattro colpi di Stato, l'ultimo nel 97, quindi forse la stabilità politico-sociale del Ghana è ancora abbastanza recente, e da questi ultimi anni stanno cercando di darsi un servizio sanitario assicurativo stabile per tutti i cittadini che ovviamente possono permettersi di pagare l'assicurazione sanitaria. È una tassa che va in relazione al reddito dichiarato dai soggetti, e i pazienti che abbiamo visti erano prevalentemente tutti soggetti con l'assicurazione per la sanità ghanese. Come vi dicevo, un ospedale a Padiglioni, ci sono reparti di medico, chirurgico, ortopedico, ginecologico, un reparto dedicato all'AIDS, come vi dicevo, grande causa di morte, un reparto dedicato alla tubercolosi e un reparto dedicato alla malaria, sono le tre cause principali di morte. C'è anche un'ortopedia, perché gli incidenti, ahimè, sono comunque all'ordine del giorno, quindi anche l'ortopedia e la fisioterapia sono importanti. Nella conferenza stampa abbiamo sentito che è nata una nuova idea. Questo progetto può essere migliorato, rendere di più, se i medici, gli infermieri, il personale lombardo va in Ghana ad insegnare, quindi anziché due o tre infermiere che vengono in Italia e vengono istruite, abbiamo la possibilità di istruire molte più persone. Sì, infatti diciamo che questo progetto è articolato in tre aree principali. La prima fase abbiamo ampiamente, positivamente sperimentato in questi due anni, e ha dato molto buon esito qui all'ospedale di Treviglio. Siamo riusciti ad addestrare 20 infermieri professionisti e 8 medici che in patria oggi sono abbastanza contenti, hanno riportato queste moltissime idee. Poi diciamo che il governo ghanese è molto contento anche per questi risultati che hanno ottenuto, quindi ci hanno chiesto di entrare, di proseguire nella seconda fase, quale la regione Lombardia ha dato un suo patrocinio, cioè un suo un suo avvio, però con un modo più concreto possibile, quello di creare un gemellaggio con un ospedale del Lombardo, che è sempre ospedale di Treviglio, e un ospedale di loco del Ghana. Quello che stiamo facendo adesso, anche per poter dar via a questa seconda fase, che è piuttosto di addestrare 20 infermieri, personale medici in lunghissimi anni, possiamo in 3 mesi o 4 mesi addestrare più di 20 in loco. Anche successivamente, entrando nella terza fase, quella che ci permette di a questo punto entrare operativamente con un'ambulanza mobile che può, dove i cittadini non possono venire in ospedale, l'ospedale va da loro. Questa è la sintesi delle tre fasi del nostro progetto. Quindi è molto soddisfatto di questo viaggio che è stato fatto e l'evidenza che viene data al vostro progetto. Sì, molto 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 soddisfattissimo. Poi adesso abbiamo visto la realtà del Ghana con il viaggio che ha fatto il dottor Bossi per quanto riguarda i diabetici. Infatti neppure io sapevo che in Ghana ci sono 18.000 diabetici. Questo mi ha stupito molto. Comunque tutti i fatti che ci ha riportato indietro ci dà il consenso di poter proseguire, ci dà anche la forza di andare avanti fino in fondo. Oh my baby, be like that. Oh my shorty, don't change your style. Oh my baby, be like that.
per operare le cataratte. Ma se vogliamo fare un'opera più consistente, più precisa, è chiaro che non bastano i nostri sforzi, perché le necessità economiche sono notevoli. Noi non abbiamo le forze economiche per poter affrontare quello che potrebbe essere la creazione di un gruppo di lavoro che preveda non solo infermieri e medici, ma che preveda falegnami, elettricisti, idraulici, muratori e così via, per poter rimettere l'ospedale di Wuhan nelle condizioni di fornire almeno l'assistenza di base. E poi potrebbe esserci realmente un'azione di formazione di personale locale, infermieri e medici, magari con il supporto della nostra azienda ospedaliera o della Regione Lombardia, quando questa realtà voglia essere presa in considerazione, per poter offrire a loro un aiuto più consistente. Hear me, Puno.